L'acquisizione da parte dell'ASI, Automotoclub Storico Italiano, della collezione Bertone, andata all'asta dopo il fallimento della celebre carrozzeria torinese, è stato uno dei temi di maggior risalto delle presentazioni organizzate dalla federazione stessa nell'ambito di Auto e Moto d'Epoca alla Fiera di Padova. Dopo l'introduzione da parte del presidente dell'ASI, Roberto Loi, la descrizione, anche se sommaria, di una parte delle 79 vetture della collezione è stata fatta dal collega Giuliano Silli, uno dei giornalisti, ma in questo caso sarebbe più idoneo chiamarlo studioso, più attenti e preparati sulla storia dell'auto e della motorizzazione. Nella sua esposizione, Silli ovviamente non si è potuto avvalere della presenza delle macchine, che sono ancora ospitate nei locali dello stabilimento Bertone, ma del solo ausilio di immagini trasmesse su uno schermo, riuscendo ugualmente a catalizzare l'attenzione e l'interesse dei molti appassionati, che in attesa di poterle vedere dal vero hanno voluto ugualmente conoscerne le caratteristiche. Così come dalle parole del presidente Loi conosciamo la motivazione che ha spinto l'ASI a impegnarsi in questa impresa. Semplicissimo, il nostro statuto. Noi nello statuto abbiamo come scopo fondamentale dell'associazione quello di conservare il patrimonio storico nazionale. La collezione Bertone è sicuramente parte integrante e importantissima del patrimonio storico nazionale motoristico e quindi avendo avuto la disponibilità dei mezzi economici necessari per provare ad acquistare questa galleria abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto dovesse fare un'associazione come la nostra. Questo è nato da un'iniziativa mia personale 4 anni fa, quando ho colto che stavano vendendo i veicoli della collezione e tra l'altro purtroppo siamo arrivati in ritardo perché almeno 3 sono stati venduti, 3 dei più importanti, e attraverso un ricorso fatto alla sovrintendenza dei beni culturali con ASI che ha partecipato a sostegno di questa domanda. Abbiamo ottenuto che la sovrintendenza vincolasse questi beni, quindi questi beni devono rimanere tutti uniti nella stessa collezione e non possono essere trasferiti all'estero. Le auto dove verranno esposte? Io personalmente delle idee ce le ho e penso di averle sufficientemente chiare. Sono delle idee che coinvolgono non solo la collezione attuale, possono coinvolgere un futuro o di collezione ben più ampia da parte dell'ASI e possono anche coinvolgere il futuro della sede dell'ASI. Io penso a un palazzo storicamente di valore rilevante, più che di valore rilevante economico, un palazzo del quale ho parlato con l'UNESCO e che potrebbe essere dichiarato in pochissimo tempo come patrimonio dell'umanità. Io penso che l'abbinare una collezione come quella di Bertone, eventualmente altra collezione di un costruttore importantissimo, sempre della zona di Torino, o anche soprattutto, perché questo so e ho già avuto delle richieste, di collezionisti nostri che posseggono veicoli importanti e vorrebbero metterli a disposizione di ASI per far conoscere la storia anche dei loro veicoli. Questo possa portare a fare un'operazione che forse non avrebbe pari al mondo, perché un'associazione privata riesce a fare certe cose, a me non risulta che ne esista un'altra come l'ASI. Quanto abbiamo appena sentito aprirebbe nuove prospettive per la conservazione del patrimonio tecnico e storico presente in Italia, contribuendo ad evitare che molte collezioni o singoli pezzi possano finire all'estero. Non resta che augurarci una soluzione rapida, magari da esempio per altre iniziative simili.